Roberta Gately è autrice di Le ragazze di Kabul, un romanzo commovente e autentico, una storia d'amore e di speranza in una terra sconvolta dal dolore. Elsa non ha mai avuto una vita facile. Orfana di padre, con grandi sforzi è riuscita a ottenere il diploma di infermiera. A 22 anni decide di lasciare Boston e di portare il suo aiuto alle popolazioni del terzo mondo. Nella piccola clinica di Bamiyan, in Afghanistan, Elsa lavora senza sosta, si adatta ai costumi locali e si veste come le donne afghane, senza però rinunciare alla sua passione, il rossetto. E quando anche a Bamiyan arriverà la legge sanguinaria dei talebani, proprio un rossetto, ritrovato per caso dopo la terribile esplosione di un autobus, darà inizio a un'amicizia che cambierà per sempre la sua vita.